Only Craps, bentornati ragazzi, sono Mezzabossa e sono tornato con il 22esimo episodio di Xperia Pokémon Altair. Allora, c'è una chat che volevo controllare se c'erano Pokémon nuovi in questo percorso. Per esempio c'è Sunkern, che non mi pare di aver trovato nello scorso episodio, anche perché off camera non ne ho cercati. C'è anche Ornikel, che farei un po' fatica a sconfiggere, forse con due Psybeam, quasi con uno solo ragazzi però. Lo finisco con un Mud Slap super efficace e siamo a posto. E essenzialmente non mi pare che ci siano Pokémon nuovi. Qui c'è Gastly. Allora, il mio intento era di adesso andare a Porto Algepoli in modo da potermi sbloccare la scorciatoia, la shortcut. Forse ho soffiato un po' nel microfono, perché me lo sono messo un po' troppo vicino alla bocca oggi, che suona malissimo questa frase. Comunque, io cercherei un altro po', ragazzi. È che non voglio perdermi Pokémon nuovi. Vi ricordo che devo fare un bel salto alla zona Safari, perché là mi pare ci siano dei Pokémon molto interessanti, se non mi ricordo male. L'ultima volta che ho controllato il Pokédex di Altair dal sito è stato più di una settimana fa. Direi di mandare a sto punto Gannert al 46 mentre cerco altri Pokémon. Poliwag, che non avevo incontrato, se non mi sbaglio. Vediamo un po'. No, direi basta così, ragazzi, ok? Quelli che trovo li trovo magari andando avanti. Allora, lui l'ho battuto. Lei pure. Andiamo da lei, dai, visto che era più... Ah, mi ha bloccato la strada. Poffarba. Sei Pokémon, cazzo. Ganerta, che lo doveva andare. Summary. 90... Arriverebbe a 97.000 di esperienza. Oh mio Dio, Serpent ne ha troppa. Ah sì, giusto, perché di solito dico, visto che lui è al fortunuovo, ne approfitto e, sconfiggo tutti i Pokémon di un allenatore con lui. Mi sa che Gannert andava bene al 46. Vabbè, dai, stessa cosa, sconfiggo tutti quanti con Gannert se ce la faccio. Vabbè, Absol per forza. Cazzo. Più 3 in vita e in attacco speciale. Non male, dai, Grimer. Vabbè, psicoraggio. Potrei anche preparare una Future Sa... Merda, furtivombra. Insomma, Azumarill. Cazzo, però, dai, mi fa una mossa di tipo acqua. Questo qua muore. Cioè, mi muore Gannert con una mossa d'acqua. Ah, no, dai. Cioè, ho pensato, è di tipo acqua. C'è la pioggia. Due Psybeam e me lo faccio fuori. Vorrei utilizzare Power Jab, ma non sono sicuro di farlo. No, era da dove farlo fuori. Sì. Fate conto che con Psybeam ho tolto praticamente 90 di danno. Sunflower. Ma che cazzo! Vabbè, rimaniamo, dai, mi curo. Tanto i soldi non mi mancano. Posso sempre ricomprare le super pozioni. Energy Ball mi fa un crit. Vabbè, il crit, ragazzi, non era aspettato. Allora, gioco mi dà un attimo di scatti. Toccherebbe a Kokrog. Dai. Fagli vedere quello che sei in grado di fare con un Bug Buzz che ti one-shotta la vita. Emberd, non ho nessuna paura. Mi arrivano messaggi su WhatsApp. Immaginavo, è un mio amico. Dovrei rispondere. Mi sa che rispondo dopo il... Cioè, faccio un piccolo taglio e poi rispondo. Rhinos. Vabbè, sì. Ah, aspetta. Forse ce la faccio con Night Slash. No. Vabbè, dai. Night Slash e ragazzi... Scusate per il... Farò un piccolo taglio adesso. Tanto voi non lo noterete nemmeno, ovviamente. Metto Kokrog per primo. E magari silenzio anche cellulare. Diamogli... Sì, un maschio. Diamogli il fortunuovo. E ragazzi, datemi un mezzo secondo che rispondo al messaggio. Eccomi, ragazzi. No, perché devo trovarmi con mio amico dopo. Sicché è un messaggio, non dico importante, però insomma. Ok, ho messo cellulare in silenzioso. Ogni tanto do un'occhiata per vedere. Ecco, mi ha risposto subito. Ah, ok, nessun problema. Gioco non laggare. Bacheco... Ok... Ok, gioco mi ha dato un attimo... Ah, per un culo di vita. Slash, dai. Ah, ora è più veloce di me. Boh, vabbè. Ah, un più 2 in attacco invece di un più 3. Peccato. Mi ha laggato un attimo, ragazzi, prima. Ha detto memento, o mi sbaglio? Boh, vabbè. Allora, ci sono strumenti? Cazzo. Allora, ragazzi, sapete cosa faccio? Faccio una bella roba. Tanto Kokrog fino a quanto può salire. Parecchio, 50 mi sa. Percusson, dammi lo strumento di proporzione, perfetto. Repellenti. Non mi interessa adesso, ragazzi, veramente. Allora, qua non mi trova niente, però da qua comincia già a trovare uno strumento. Se io vado qua, mi indica appunto che è sopra. E da qua invece... Mi sa che questo... Qua? O qua?
Ah sì, mi ricordo com'era in realtà la conformazione di questo territorio. Perché c'è un... Sì! Oh, figo! Strumenti altri nascosti? No. Sono dislessico, ragazzi. Allora, oh mio Dio, cosa aveva? Che bambole erano quelle? Non sembravano le solite bambole. E infatti sono bambole kawappa. Fighe, veramente belle. Volevo un attimo controllare se erano strumenti prima di sfidarti. Maledetto. Anfaros al 39, no? Bugbuzz gli toglie a malapena poco più di metà vita. Esatto. Faccio un altro Bugbuzz. Ah, merda. Oh, che culo. Girafarig mi va benissimo. Vai con Runzio. Aia. Oh no, ok. Ah, giusto. Coleottero su coleottero neutro. Coleottero su coleottero. Su buio. Super efficace. Mannaggia. Carbos, ovvero carburante. E visto che ho utilizzato. Oh! Allora un attimo. Ho utilizzato un repellente. E quindi io appunto lo faccio finire. Ah, ma non so mica se. E se muoio? No, non posso morire. Devo mandarlo su di livello con un Pokémon selvatico. Fuoco e energia, non sarei morto. Bugbuzz, non sarei morto. Non gli faccio niente. Night Slash. No, non sarei paralizzato. No, mi sa che non sarei. Vabbè, flinciato poi. Va bene. L'accumulo di effetti. Dai, sconfiggi questo cazzo di Ornikel. Ok. Più due in attacco. Madonna. Non era una bestemmia, eh. Erano due frasi ben distinte. Repel. Soldi, quanti ne ho? Siamo quasi arrivati a 300.000. Magari fossero gli iscritti. Allora, non è di sopra. Quindi per di qua. Mi sa che è questo fiore. Esatto, Max Revive. Non mi ricordo se ci fosse nel gioco originale. Come altri strumenti? Su? Ma. Non sto capendo. Wow! Figo! Figo, veramente figo! Avevo utilizzato altri repellenti perché volevo controllare se c'erano altri strumenti. Ho fatto la rima, attenzione! Sono il best rapper Yao. Sì, mi sa che sono a posto. Qui? Vabbè, dai, penso di aver ritrovato tu. Merda, la bacca sta crescendo. Odio quando le bacche crescono perché voglio raccogliere subito e non le voglio piantare mai nella vita. Tranne se tipo sono bacca prugne, bacca cedra, eccetera. Ora, porto al Ghepoli. Mi secca visitarla, sinceramente. Perché mi sembra spiccicata identica. Ora, io repellente. Ok, finito. Sconfiggiamo Vera? Quasi quasi. 89, 107, 102, 100. Gunner? No, Gunner che è a posto. Perfetto. Quindi toccherebbe a Kokrog. Allora, questo. Allora, il museo. La libreria, biblioteca, che cazzo è? Oh, you there. Non andare nella grotta, nella caverna. Un ragazzo come te potrebbe farsi male dentro. Per cui non andarci. Qui c'è l'elimina mosse e mi è utile. Qui c'è invece. No, lui è inutile. Mi ricordavo mi desse qualcosa. Lui mi dà qualcosa, la bacca. La leppa. La lebbra. Vabbè, dai, sconfiamo Vera. Al massimo tengo l'eco in miniatura. Then what do you want? Oh, vedo. I tuoi Pokémon sono diventati molto più forti, giusto? Lotterò contro di te così potrai mostrarmi i tuoi Pokémon belte. Sì. How well have your... Quanto bene hai allenato i tuoi Pokémon? Non vedo... Non riesco ad aspettare per scoprirlo. Ma io non perderò contro di te, belze. Bene, 4 Pokémon. Mi sa che a questo punto ne aveva sì 4 o 3. Sta di fatto che aveva Combusken. Ok, non so perché ho detto Combusken. Perché io associo Vera all'anime. Dove era appunto Combusken. So che lo aveva lo starter al 35. Quindi siamo già messi, insomma, un po' così così. Swordance è pericoloso. Ma tanto il fuoco è speciale. Quindi a meno che tu non usi. Che ne so. Ti posso finire pure con Slash. Ecco, Crash Claw che mi diminuisce la difesa è già peggio. Staraptor, è meglio che cambio, ragazzi. Non posso tenere Kokrog. Potrei mandare Terix, però gli darei esperienza di cui non ha bisogno. Sì, contro Staraptor Kokrog non può fare praticamente niente. Percusson lo allenerò. Sì, mando Terix, ragazzi. Ah, forse anche Fireclops. Ma sì, dai, andiamo Fireclops. Tanto andiamo di Fire Punch. Dovrei bisciottarlo, esatto.
Agility non mi importa. Takedown, hai fallito il riduttore. E Currenseed con Kokrog. Beh, diciamo che statisticamente, anzi, cioè, difensivamente non sono messo male. Se faccio un po' di Night Slash, magari se lo confondo prima. Minimizzato. Ah, cazzo, Night Slash. Cominciamo bene. Ma come si è già tolta la confusione? Ok, vai di Night Slash. Non gli tolgo niente. Con Slash? Ok, ho fallito. Perfetto. Gli faccio leggermente di più. Non ti curare. Perfetto, il crit. Sapevo che... Oh mio Dio, ti prego, no. No, no, mi vengono gli incubi se continuo a fare minimizzare. Mad Water. Oh mio Dio, il danno di fanghiglia. Vaffanculo. Dai, che forse ce la facciamo. Non ti curare. Ah, per poco, raga. Io ci ho provato. Percussion, dai. Ti mando un Pokémon di 3 livelli più basso. Boom. Ah, manca anche Dusclops. Ma Percussion non può far niente. No, perché... scusate, ho sbagliato tasto. Vabbè, me la gioco con Surf, dai. Will-O-Wisp. Vabbè, tanto non sto attaccando fisicamente. Maledizione. Ma ho vinto se non ti curi. Scusa, ciccio. Ciccio. Vabbè, era una ciccia comunque. Ricordo la battaglia che ho avuto contro di te, Belze, nel percorso 103. Quella battaglia mi ha aiutato a diventare più forte. Così forte, anzi, Belze, non è vero? Dammi i soldi, i grandi sordoni. Ok, dialogo identico con l'originale. Sì, bla bla bla, eccetera. Curiamoci la squadra. Mi sa che è un allenatore, vero? Sì, vuole sfidarmi, infatti. Giusto, devo cominciare a sfidare un po' di quelli che mi vogliono risfidare. Giusto per allenarmi off camera. A parte che ho l'ira di Dio di caramelle rare, quindi per la Lega sarò 3000 volte pronto. Ok, Kokrog a 50. Vabbè, dai, ascolta, Kokrog per il momento lo tengo. Non mi sta deludendo. Assolutamente no, ragazzi. Non mi sta per niente. Dovrei vendere le robe. Posso sempre venderle nel prossimo episodio. Ragazzi, non so parlare, io balbetto sempre. Allora, Montepira. Andiamo a vedere cosa c'è dentro. Haunter al 30. Night Slash. Esperienza for the win. Tu so sicuro che sei Ghastly. E in questo stavo per dire percorso, ragazzi, ma comunque nel Oh, meno male che ci ho parlato, ragazzi, Dio santo. Dicevo, il Montepira si dovrebbe trovare. Come cazzo si chiamava l'evoluzione prima di Necrozia? Yuk qualcosa, Yukaria, una roba del genere. Io su Vega l'ho allenato. Dico allenato, cioè, dico Oh cazzo, che devo mettere Percussion per secondo. Sono stupido, perché stavo pensando a cosa dire. E infatti, qui ha un altro nome. Tipo Kurbrix, l'ho buttato così, ovviamente. Cos'era? Buio Spettro. Mi pare, quindi farei Bug Buzz. E non mi ricordo mai se quel di dinosauro è roccia o è acciaio. Nel dubbio faccio Surf. È roccia buio. Ok, minchia, ragazzi, quanto è forte Serplant. Oh, più 3 in 3 statistiche. Mi va benissimo, sinceramente. Allora, Pokémon, mettiamo Percussion per secondo, così tanto per non gli do neanche le monete amuleto, perché non ce n'è praticamente bisogno. Anche perché, no, cioè, nel senso, lì c'è una lotta in doppio, quindi... Visto che sei anche in parte psico, no, posso fare Night Slash? No, sei in parte lotta, quindi Bug Buzz, dai. One-shotato, minchia, è Medicham resistente, Ha una buona difesa fisica. Ah, mi avete visto. Luke. I'm your father. Clefairy, Jigglypuff, Bug Buzz... Direi su Jigglypuff. Non so neanche se butto giù Clefairy con forza. Sì, dai. Oro. Prendiamoci lo strumento Ultra Ball. Perfetto. Allora, lì... lì cadendo non devo cadere, essenzialmente, ok? Ci sono buche, sono caduto perché mi ero distratto. Bla, bla, bla. Ah, pensavo mi sfidasse lei. Tutti i giri? Però prenderla in doppio non è... Ah, cazzo. Io cercherei un... Mi ricordo se fosse si chiamasse Yukaria. Non vorrei dire una stronzata. Dai, 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 dai. Scendi. Ok. Non era semplice prendere in doppio. Cazzo. Allora, farei... Bug Buzz su Wabafet.
e forza su Taurus, nonostante l'attacco. Ah, non gli ho tolto niente. E ho crittato però. Psycolt. Merda, si sta riposando. Continuerei a fare. Ah, a sto punto facciamo Night Slash. Potevo anche usare Night Slash su Abafet. Rock Smash. Diminuisco la difesa. No. Speravo di dimezzarti. No, dimezzarti, caso dico. Di diminuirti la difesa. Oh, Kadabra, Night Slash. E dai un altro Rock Smash. Voglio diminuirgli la difesa, ragazzi. Oh, là. Sarà facile da buttare giù, ovviamente. So che Rock Smash non toglie un ca. Più 3 in attacco fisico. Anche Percussion, comunque. Se gli facessi recuperare le mosse. E infatti, guarda che l'ho buttato giù con forza. Più 4 in vita. C'hai un bel po' di vita, Kokrog. Poco attacco, ma statistiche tutto sommato. Non male. Cut, dai, tanto per. Pure il crit. Madonna. Madonna, vai così. Questo episodio, ragazzi, a parte il mio commentary un po' meh, ma sta andando benissimo. Breeder. Allora. Io ci terrei a trovare. Almeno credo, ragazzi, sapete. Mi ricordo così, mi ricordo. Dovrebbe essere uno degli ultimi del Pokédex. Non così tanto ultimi, però, mi sa, vero? Mi sa proprio di sì. Sto cercando di vedermi il nome, però mi sa che riconosco di più l'immagine. A meno che non l'abbia già saltata, ma non penso, ragazzi. Oh, cazzo. Potrei averla già saltata. È molto probabile che l'abbia già saltata. Sì, l'ho già saltata. Cazzo. Dio santo. Dovrebbe essere qua vicino, dovrebbe essere. Psyduck. Dove può essere? Eccolo qua. E infatti avevo ragione, ragazzi, Montepira. Probabilmente sarà raro da trovare, ragazzi. Sicuramente sarà raro da trovare. Kadabra. Ah, giusto. Non dovevo più utilizzare Kokrog. Vabbè, non importa, dai. Lo overlivello di un livello. Mi raccomando, contro Girafarig non utilizzate mosse di tipo spettro. Dai che non hanno effetto. Perché è psico normale. Mortacci sua. Vai Percusson, prova a fare qualcosa. Purtroppo devo darti il Fortunuovo, per cui non potrei trovare gli strumenti per praticamente due livelli, ecco. Sei come Gannert, hai lo stesso la stessa curva di allenamento. Però mi sa che non troverò mai cosa. A meno che, ripeto, si trova magari, ripeto, forse non l'ho detto, sull'erba. Tu sei forte, mi ricordo. A parte che non è vero, non è vero. Ah, merda, però sono molto svantaggiato. Non posso andare di surf. Ci metto l'ira di Dio di tempo. Ah, beh, dai, non importa. Surf! Va bene, dai. Oh, quello che è sicuro è che tu non hai Pokémon Spettro. Machoke. È ancora peggio. Aia. Taglio non fallire. Ok. Allora. Oh, potevo farla in doppio. Ah, fanculo, non avevo visto il ragazzo. Scusate, ragazzi. Merda. Percussion è una piaga da allenare. Forte, ma è una piaga soprattutto se ha questo moveset. Tutte menne, ovviamente. Potrei anche non allenarlo, ragazzi. Avete perfettamente ragione. Però ci tengo. Dovrei anche togliergli la scottatura. Dovrei avere un'antiscottatura. Attenzione, tolgo uno spazio. Vai. Tanto i dialoghi, ragazzi. Ho letto. Oh, Kangaskhan. Sì, dai, forza allo bisciotto. Quasi one shottato comunque. Volante psico. Non male come Pokémon. 109 in attacco speciale. Base. Non è troppo, ma non è troppo poco. Palla ombra, fisica, chi potrebbe impararla, ragazzi? Impararla, ragazzi. Kokrog, Gannert, ma Gannert, insomma, anche Percussion, ma mi sa di no comunque Percussion. Qui non c'era niente, vero? No, mi sa che sotto c'è uno strumento nascosto. Dove però? Ok, ho trovato il no, il Distraroma. Il Gonfioroma non c'era ancora qua. Questo è il Distraroma, vero? Sì. Questa qui era quella giusta. E qui c'è uno strumento. Marea Roma. Ma io mi ricordo che c'era uno strumento nascosto da qualche parte. No, mi sa che mi sbaglio. Vabbè, abbiamo fatto il Montepira, ragazzi, senza trovare Lucaria, io mi ricordo, ragazzi. So che la sua evoluzione si chiama Necrozia, un nome bellissimo.
Non molto allegro, come nome. Oh, Meditite. Cerchiamo qualche altro Pokémon, ragazzi. Penso che farò questo per concludere l'episodio. C'è ancora Gastly, quindi forse posso ben sperare. Mi sono morso la lingua. Ok, ho trovato Baratto. Silk Swap. Era Silk Swap. Boh, vabbè. E mi sa comunque, ragazzi, che non ci sono Pokémon nuovi. Cioè, a parte Meditite e Gastly, stavo per dire Gengar, non so perché. Cioè, insomma, mi sa che non ce ne sono. Tra l'altro, devo anche sbrigarmi ad editare questo video perché appunto devo uscire dopo. E non ho il tempo di giocare a Super Mystery Dungeon, maledizione. Vabbè, Cerva ancora più avanti, quindi. Qui c'è uno strumento, Max Potion. Spero di non riempirmi troppo la borsa. Max Eater. Ultra Ball, perfetto. Ma no, ragazzi, non uso neanche il detector. Ormai, ragazzi, posso fare qualche lotta. Sì, dai. Sono a 21 minuti. Oh, il Sim. Oh, Team Whitehall. È la prima volta che lo affrontiamo. Merda. Ok, d'ora in poi presto più attenzione, ragazzi. Scorpio 41. È un po' difensivo. Mi sa che non l'ho one shot. Infatti, esattamente come immaginavo. Punte, ma tanto c'è. Vabbè. Ah, I went easy on you. And it backfired. Ok. Qui. Quale di queste? Questa qua. No, questa. Ok. Zink. Perfetto. Da vendere, ragazzi. Ottimo. Qui però non c'è niente, mi pare. Esatto. E neppure qua. Perfetto. Ho il tempo per un'altra lotta. Andreas ER. Yes. Handed out to sea yesterday. Bla bla bla. Giusto per vedere quanta gente mi vuole sfidare. Abbastanza, ragazzi. Non troppo, ma abbastanza. Ok. No, we weren't able to stop those team black hole goons. But one, ma uno sta arrivando. Ok, non ve l'ho alzata la musica, ragazzi, ma lo farò dopo. È che lagga. Vaffanculo. Sconfiggo lui, ragazzi, e mi sa poi basta. Posso tranquillamente utilizzare un surf. Maledetto. Sei vivisciuto. Dai, che tra poco posso smettere di allenare Percussion. Vaffanculo. Ok, ragazzi, mi fermo qui. E noi ci vediamo con il prossimo episodio. Penso di mandare Percussion su di livello con i Pokémon selvatici. E nessun altro. Beh, anche Serplant. Sì, dai, anche Serplant. Si chiama Serplant, ok? È una planta. Pianta, ok? Serplant. Al prossimo video, ragazzi. Sperando che questo vi sia piaciuto. Ciao a tutti.